Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti. Diamo inizio all'incontro di oggi, la Nobel Lecture con Svetlana Alexievich, a cui dedichiamo un bel applauso, se siete d'accordo. E indosserete tutti le cuffiette, a meno che non sappiate il russo, perché la lezione sarà in lingua madre. E saluto anche le persone che ci seguono dalla diretta streaming. E per iniziare questo incontro chiamo al podio il professor Rosario Rizzutto, il magnifico rettore dell'Università di Padova. Grazie professore. Agna piena delle nostre studentesse, dei nostri studenti, dei nostri colleghi, nostri colleghi, delle cittadine e dei cittadini alla Nobel Lecture di Svetlana Alexievich. Un grande piacere perché noi crediamo all'iniziativa delle Nobel Lecture in cui persone che hanno contribuito all'avanzamento dei saperi, al progresso delle società, vengono a raccontare e a condividere con la nostra comunità. Però devo dire che la Nobel Lecture di oggi è speciale. La Nobel Lecture di oggi è speciale intanto perché la letteratura è cultura, è emozione, è bellezza, ma poi perché, come sapete se siete qui, viene a raccontare in quest'aula, nell'aula della Patavina Libertas, la sua storia, la sua letteratura, i suoi scritti, una grande scrittrice, un premio Nobel, ma una grande scrittrice che è l'esempio della lotta tenace per la libertà. E quindi se la libertà è il filo rosso che, come raccontavo alla nostra ospite, segna gli 8 secoli di storia, e ne ho raccontato alcuni degli esempi più vistosi del contributo che la nostra università ha dato alla libertà delle persone, alla libertà dei saperi, beh, se questa è la nostra università e se questa aula ospite vuole testimoniare il senso dell'unità dei saperi e della libertà, beh, Svetlana Alexievich appartiene qui, quindi le diamo il benvenuto a una storia straordinaria. Lei è stata giornalista coraggiosa, giornalista che ha iniziato a raccontare la società e la società dell'Unione Sovietica in Bielorussia finché non è arrivata la stagione della perestroica, quindi Gorbaciov, le aperture che lei ha raccontato con passione, e quando poi si dissolve all'improvviso nello spazio di un mattino, come ha raccontato, l'Unione Sovietica, lei pensa che si apra un periodo di libertà, di diritti ancora più ampi, e scopre che non è così, e allora diventa non solo scrittrice di racconto e di denuncia, ma diventa anche persona scomoda, e quindi viene attaccata, trova modo di continuare a scrivere facendo quello che in quest'aula noi sappiamo essere naturale, cioè essere cittadina dell'Europa, cittadina di più luoghi, di luoghi di cultura e di bellezza. Ha detto una cosa che oggi risulta particolarmente dolce, credo, che lei aveva tanti posti in cui ha desiderato essere andata, Parigi, Stoccolma, la Toscana. Ha detto, poi a me piace moltissimo Venezia,
ma io non sarei potuto andare a Venezia perché sarei stata rapita dalla sua bellezza e non avrei potuto scrivere. E credo che questo pensiero verso Venezia oggi sia particolarmente bello raccontarlo per quello che ha patito ieri l'alma mater della nostra università, la città a cui siamo legati. Quindi Svetlana Aleksijevič veramente è la benvenuta qui, racconta una prosa splendida di quello che lei ha raccontato. Lei dice che si sente molte cose insieme, si sente bielorussa perché il padre è bielorusso, ucraino perché la madre è ucraina, russa perché la grande non potrebbe vivere senza la grande cultura e letteratura russa. E per chi, come credo molti di noi, sono cresciuti nella bellezza della letteratura russa, facciamo nostro questo il commento di Svetlana Aleksijevič. La sua prosa, per chi la conosce, è molto bella perché racconta la profondità, riesce a raccontare e denunciare anche le condizioni difficili attraverso la storia delle persone, attraverso piccole storie che in realtà diventano poi una grande storia. Quindi non mi prendo il ruolo che non è mio di spiegare perché giustamente le è stato attribuito il premio Nobel, però chiudo ricordando che Svetlana Aleksijevič è benvenuta in questa università perché quello che ha fatto è nel cuore di questa università, nello spirito di questa università, e mi auguro che quello che ha imparato a conoscere, poco ha imparato a conoscere, che abbiamo avuto il piacere di raccontare della nostra università, la faccia sentire uno dei luoghi che lei amerà in futuro della nostra Europa. Benvenuta. Ed ora prende la parola Annalisa Oboe, prorettrice alle relazioni sociali, culturali e di genere. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute qui per questa Padova Nobel Lecture di oggi. Un benvenuto speciale a Svetlana Aleksijevič, è un benvenuto col cuore davvero. Siamo particolarmente onorati, il Rettore l'ha espresso in modo anche molto affettuoso, di avere qui oggi questa donna che ci ha permesso di conoscere e che ha condiviso con noi una parte di storia e di esperienza del nostro mondo e di questo mondo russo-sovietico. È una storia che parla di impegno, che parla di militanza, di visione, di tenacia e anche di successo, e tutte queste cose sono declinate al femminile. Per noi è davvero molto importante avere la sua voce, la sua presenza qui oggi. Questa Padova Nobel Lecture fa parte, come ormai molti di voi sanno, di un palinsesto di attività di condivisione del sapere, di eventi culturali che si chiama Universa. E la Padova Nobel Lecture è un grande evento perché ospita appunto un premio Nobel, e lo facciamo di solito nel primo semestre di lezione perché vogliamo che un'eccellenza nel mondo della letteratura, della cultura, della scienza parli con noi, con i nostri studenti, insegno anche così per un'ispirazione, no? Che può essere culturale, scientifica, ma anche etica. Questa è la quarta Padova Nobel Lecture. Siamo felici che si parli di scrittura e di letteratura, della necessità e anche dell'importanza del narrare per creare testimonianza, memoria, cultura umanistica anche nel senso più ampio del termine, nel senso di una cultura che abbraccia l'uomo, che abbraccia l'umano in tutte le sue manifestazioni, come hanno sempre fatto i grandissimi scrittori russi, e la cui tradizione Svetlana Aleksijevič raccoglie anche in modo molto preciso. Quindi è importante questo lavoro che lei ha fatto, è importante che l'abbia fatto la penna di una donna. Aleksijevič ha prodotto degli scritti molto polifonici, molte delle cose che sappiamo
della Russia sovietica, della guerra in Afghanistan, del disastro di Chernobyl, della vita delle donne russe nella seconda metà dell'Ottocento, lo dobbiamo a lei, al suo lavoro di raccolta di testimonianze di donne attraverso interviste che poi lei usa nei suoi libri, in questi scritti che sono veramente una polifonia di voci che ci fanno toccare con mano la realtà di cui lei parla. Probabilmente voi che siete qui la conoscete già, veramente immergersi nei suoi libri è un'esperienza a tutto tondo. Io la ringrazio molto per essere passata di qui e di averci dato anche la possibilità di avvicinare con mano il suo lavoro. L'intervento di oggi ha un titolo, si chiama Abbiamo paura della libertà, e per noi questo titolo e questo intervento è un regalo che ben si innesta in quello che accennava prima il Rettore, il fatto che noi ci stiamo avvicinando ai nostri 800 anni di storia, e il tema della libertà è un tema portante, è il tema portante della nostra storia, quello con cui noi ci identifichiamo, ma è quello che vogliamo fare attraverso queste Padre Nobel Lecture e attraverso altri interventi che parlano di libertà, produrre una riflessione su che cosa significa oggi libertà per noi che lavoriamo in accademia, ma anche per il nostro mondo e questa contemporaneità che vorremmo anche più libera per tutte e per tutti. Ricordo che al termine di questa lezione ci sarà una breve intervista, tavola rotonda, scambio di idee di Svetlana Alexievich con due nostri colleghi dell'Università di Padova, con Claudia Cliver-Ler, che è una studiosa di letteratura russa, e con Alessandro Catalano, che si occupa di letteratura ceca. Ricordo anche che questo evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, con cui appunto collaboriamo per portare queste voci importanti a Padova, a Milano, e per questo chiamo a dire due parole il delegato per la comunicazione istituzionale Telmo Pivani. Grazie. Buongiorno, anche da parte mia un grandissimo grazie a Svetlana Alexievich per aver accettato il nostro invito. Come diceva Annalisa, questo incontro è organizzato insieme con la Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze. La Fondazione Veronesi ogni anno organizza a metà novembre un grande convegno internazionale che ormai è diventato un appuntamento tradizionale, che si chiama Science for Peace, Scienza per la Pace, e che raccoglie ogni anno grandi scienziati, premi Nobel, grandi intellettuali, scrittrici e scrittori per riflettere sui temi attraverso i quali la scienza e i saperi possono contribuire al progresso della pace. Quest'anno abbiamo scelto un tema molto particolare, che è l'ignoranza, perché c'è un'ignoranza buona, che è quella delle ricercatrici, dei ricercatori, che in tutti i campi del sapere sono consapevoli di quanto ancora non sappiamo e quindi proseguono la loro ricerca senza fine, ma poi c'è un'ignoranza cattiva, che è quella di chi è convinto di sapere, di chi è vittima e prigioniero di un'ideologia e quindi è pieno di certezze che in realtà sono nutrite dall'ignoranza. E noi sappiamo che l'ignoranza è nemica della libertà, dove c'è ignoranza nasce pregiudizio e conflitto e quindi è una delle tante radici dei conflitti. E quindi sono particolarmente contento anch'io che oggi abbiamo un ospite straordinario, un appuntamento unico, perché quella di Svetlana Alexievich è una bellissima storia di una donna e di una scrittrice libera, e anch'io la ringrazio e buon incontro. Grazie ad Annalisa Obo e a Telmo Pivani. Ed ora, prima di ascoltare Svetlana Alexievich, ci immergeremo proprio per un attimo nelle parole della stessa autrice, perché la nostra collega e bellissima voce Pierangela Quaglia, che ringrazio, ci leggerà alcuni brani molto brevi tratti da Storia di un'utopia, postfazione alla seconda edizione italiana del libro di Svetlana Alexievich La guerra non ha un volto di donna.
Se mi avessero chiesto a cosa pensavo più spesso, avrei risposto: alla libertà. In carcere, in un lager, l'uomo pensa soprattutto alla libertà, ma ciò non significa che egli sappia cosa sia la libertà. Agli idealisti la libertà non riesce mai. Perché? La risposta l'ho cercata nella vita vissuta, ovvero per le strade, nei discorsi, nelle grida, nel pianto. Là essa era autentica, non ancora raffinata dal pensiero o dal talento di qualcuno. Probabilmente è una cosa che imparai da bambina. La casa dei miei genitori, insegnanti di campagna, era sempre stracolma di libri, ma di sera. Dai libri venivo trascinata fuori, dove le donne del villaggio si riunivano a conversare. Erano gli anni del dopoguerra e nel villaggio, ricordo, vivevano soltanto donne. A lungo ho cercato un genere letterario che corrispondesse al mio modo di vedere il mondo, che fosse organizzato come il mio sguardo, il mio orecchio, la mia memoria. E ho scelto quello delle voci degli uomini. Nei miei libri l'uomo ordinario parla in prima persona di se stesso. I miei libri li osservo, li ascolto per le strade, dietro alle finestre. Che tutto ciò possa diventare letteratura può sembrare singolare, ma io vorrei che tutto quello che costituisce la nostra vita diventasse letteratura, anche le parole del quotidiano. Per più di 30 anni sono andata scrivendo questa mia cronaca di un'utopia, l'utopia dell'Impero Rosso, cioè dell'inaudito progetto comunista di uno spazio smisurato nel quale vivevano più di 200 milioni di individui. I bolscevichi russi si sforzarono di trasformare l'uomo, il decrepito Adamo, in un tipo umano particolare, Homo Sovieticus. L'uomo rosso del quale scrivo è l'uomo dell'ideale sovietico, il costruttore del comunismo, come egli stesso si definiva. Questa cronaca si compone di 5 libri e allo stesso tempo è come un solo volume sulla storia, durata quasi 200 anni, dell'anima russo-sovietica, una decina di generazioni. Ho passato gran parte della mia vita, di questa vita, tra questi uomini. Uguale a loro era mio padre, che fino alla fine credette nel partito e chiese che la sua tessera fosse sepolta con lui. L'ultima generazione mortalmente infettata dal comunismo, stregata da un'utopia. Mi interessava il socialismo domestico, non quello eroico, pomposo, ma quello che vive nell'animo umano. Voglio ricondurre ciò che è grande alle dimensioni dell'uomo. Sono una storica dell'anima. Per me anche il sentimento è un documento. Studio la storia scomparsa, quella spesso trascurata dalla storia, che è arrogante e incurante di ciò che è piccolo, di ciò che è umano. Nei miei libri è un coro che parla, ma si può sempre distinguere quella singola voce umana. L'uomo per me esiste in 2 mondi contemporaneamente, nel tempo concreto e nel cosmo. Compongo i miei libri a partire da una miriade di dettagli e sfumature. Succedeva che dopo un giorno intero di racconti non restasse che un'unica frase. Ma che frase! Ero così piccola quando sono andata al fronte, che sono diventata perfino più grande della guerra. Oppure passo 4 ore con una donna che durante la guerra ha servito nell'artiglieria e ascolto solo un mucchio di banalità. Allora voglio andarmene, non ho speranza di riuscire a farmi strada attraverso questa densa propaganda di cemento. È un canone maschile. Molto spesso le mie interlocutrici volevano parlare come uomini, ma io ero alla ricerca del pensiero, dei dettagli, degli odori che rendono la guerra delle donne diversa da quella degli uomini.
Ed ecco che quando sono ormai nell'ingresso che mi rivesto, la donna dice: dopo ogni combattimento vagavamo per il campo a cercare i superstiti. Giacevano sul grano calpestato e bruciato, sparpagliati come patate, e guardavano il cielo. I tedeschi così come i nostri, tutti giovani, tutti bravi ragazzi. E dispiaceva per gli uni e per gli altri. Il mio scopo non è mai stato di allestire una raccolta di orrori, sconvolgere il lettore. Io raccolgo l'uomo. È la domanda di Dostoevskij. Quanto uomo c'è nell'uomo? Come proteggere quest'uomo nell'uomo? Io cerco la risposta a questa domanda. Raccolgo lo spirito umano. Direte, ma è una cosa effimera, volatile. Eppure, è questo che l'arte si sforza di fare. A ogni epoca, la propria risposta. Grazie. Ed ora cediamo il podio ad a Svetlana Alexievich. Possiamo fare un applauso? Dicono che non è molto bello cercare il consenso tra i giovani, però devo dire che io sono contenta di vedere tutti quanti. E cosa vorrei dire? La mia lectio si intitolerà «Noi amiamo la nostra non libertà». Diciamo che questo concetto fa parte del nostro mondo attuale, che una parte faceva, una volta faceva parte del socialismo. Vediamo che al giorno d'oggi il comunismo sta avanzando e ha diverse facce. E io penso che questa esperienza possa essere anche interessante, sarebbe interessante osservare questo concetto, perché le persone libere non si creano così facilmente. Abbiamo appena festeggiato 30 anni della caduta del muro di Berlino, e a questi festeggiamenti abbiamo visto tantissime persone, tantissimi link, abbiamo visto tanti eventi, e tutto questo mi sembrava un parco di attrazioni. E come si diceva di Hiroshima, la stessa cosa si può dire che sul posto di Hiroshima adesso si vendono i souvenir, i gadget. E quindi noi parliamo della libertà e della giustizia, però attraverso queste manifestazioni. Quindi noi possiamo dire che adesso tuttora si svolgono le azioni militari in Ucraina, in Israele, in Siria, e quindi su questo sfondo la caduta del muro di Berlino ci fa venire dei pensieri molto tristi, perché a quell'epoca, negli anni 90, eravamo tutti dei romantici e pensavamo che la nostra vita da quel momento si sarebbe trasformata. Quindi c'erano anche alcuni frammenti dei discorsi di Gorbaciov con Dalai Lama, era uscito quel libro, ma dopo qualche anno diciamo che queste idee, questo quadro ci sembrava molto naive.
molto ingenuo, perché dopo qualche anno ci siamo trovati in un mondo completamente diverso. All'epoca sovietica, in quegli anni, noi aspettavamo la festa della libertà, però cosa potevamo sapere nelle nostre cucine dei dissidenti russi a Mosca in attesa di questo miracolo? E questo non poteva, noi aspettavamo che la cosa sarebbe successa da sola, quindi abbiamo soltanto l'esperienza di romantici della letteratura del XIX secolo che parlava di queste tenute degli aristocratici come questi sognatori. Noi parliamo della libertà. È molto importante sapere che la strada libertà è molto tortuosa ed è molto tragica. La persona, l'individuo deve essere, sta sempre davanti alla scelta, il benessere o la libertà, quindi la felicità senza la libertà o la libertà attraverso le sofferenze, quindi non c'è un pensiero più continuo e preoccupante, quindi il pensiero della libertà è come rimanere libero rimanendo anche conscio che questo testimone della libertà lo dobbiamo passare avanti. Io ho passato la maggior parte della mia vita in Unione Sovietica. I comunisti avevano questo piano pazzo di creare un uomo perfetto, questo uomo sovietico. Quando io visitavo i posti dove esistevano le baracche staliniane, questi lager, di solito lì c'era uno slogan: convogliamo con la mano di ferro l'umanità verso la felicità. C'era questo slogan e ci hanno messo 70 anni a creare questo Homo Sovieticus. Alcuni ritengono questo personaggio tragico, gli altri lo chiamano con disprezzo Sovok, ma io conosco questo uomo, io conosco anche il suo stato psicofisico, io l'ho studiato, io lo conosco benissimo, anche le sue movenze, io ho vissuto tantissimi anni accanto a lui, lui è dentro di me e anch'io ho dovuto spesso di liberarmi da questa mentalità sovietica e probabilmente mi sono sentita veramente libera per la prima volta durante la guerra in Afghanistan, quando ero a Kabul. Ma così erano anche i miei amici, i miei genitori, mio padre morto recentemente, ma lui è rimasto fino all'ultimo un comunista fiero. Lui è stato a Stalingrado quando si decideva il destino dell'Unione Sovietica, essere o non essere, perché la questione era posta solo in questo modo. E lui diceva: sì, l'idea era bellissima, è stato Stalin a rovinarla, ma io non riesco a chiamare mio padre Sovok con questo nomignolo dispregiativo, perché era una persona molto onesta, era un lavoratore. Non lo vedevamo neanche in casa perché era sempre al lavoro. E spesso lui diceva: ecco, oggi è domenica, è il nostro giorno, andiamo a pescare, e quindi queste poche ore passate insieme ci univano e queste ore ci aiutavano nei momenti difficili, quando ero così giovane come voi studenti.
Ero magari un po' più aggressiva, ma questo è dovuto proprio all'età biologica, quando magari abbiamo 30 anni, quindi noi siamo sicuri di poter costruire un mondo bello, ma invece i nostri genitori non hanno saputo, non hanno potuto, hanno fatto qualche errore. Probabilmente anche mia figlia e anche la nipotina potranno pensare così sul mio conto, che noi potevamo magari fare qualcosa per cambiare quella vita. Ma alla fine io ho capito che bisogna parlare con le persone sempre con l'amore, e si può convincere e si può vincere senza con l'amore. Al posto di uccidere una persona bisogna cercare di convincerlo. Io penso che sono ormai 40 anni che io sto scrivendo questo grande libro, La cronaca dell'Unione Sovietica, della Russia, e abbiamo lasciato alle spalle un mare di sangue e una fossa comune. L'uomo piccolo non è mai interrogato, sparisce senza lasciare una traccia. Io cammino verso le persone che non hanno una voce. Io sto ad ascoltarli. Per me la strada è il posto migliore dove posso ascoltare questo coro, questa polifonia. Ho sentito tante voci che parlavano, che gridavano nel vuoto, nell'oscurità, e queste voci sparivano. È come una cometa che ha dato un suo bagliore e poi è sparita, però rimane il nostro animo, i nostri sentimenti, ma non fanno in tempo, non riescono a stare al passo della nostra vita. E oltre alle tecnologie, noi dobbiamo pensare al giorno d'oggi, all'umanità. Noi dobbiamo pensare, alla vita, però spesso vedo che i giovani si affidano molto nella ricerca, perché siamo qua, al Google, e spesso sento dai giovani: chiedo a Google. Io non vedo davanti a me un interlocutore, io spesso vedo davanti a me una persona che mi trasmette un'informazione. E ciascuno di noi ha i propri segreti, ciascuno di noi aspetta un interlocutore, una persona davanti a cui vorrebbe aprirsi, ma bisogna anche saper ascoltare gli altri. Ho cominciato abbastanza tardi questo lavoro di scrittura nella mia vita, ma devo dire che i primi 30 anni della mia vita mi sono serviti per prepararmi a quest'opera, per poter scrutare la vita con i miei occhi, per vedere bene i miei professori, le mie guide, e poi per poter uscire da questo mondo, per essere un po' sopra, non essere nella massa. Bisogna uscire da questa bolla, e quindi solo lì comincia un lavoro serio. Ciascuno di noi porta un piccolo pezzo della storia. Qualcuno può avere un pezzetto più grande, qualcuno una parte un po' più piccola, ma questo non vuol dire che si può andare da qualsiasi persona e poi ascoltare tutto quello che dice, e poi da questo può nascere un libro. Io cerco le persone che sono state colpite nella vita, che hanno avuto qualcosa di particolare,
a volte mi chiedono, ma è vero che le persone davvero parlano così bene, con queste parole così, così belle, come lei scrive? Ma invece io cerco proprio quelle persone in quello stato particolare, quando una persona un po' al di sopra di se stesso. Io vorrei fare un esempio. Per esempio, quando siamo innamorati, noi superiamo noi stessi, siamo un filino più buoni, quindi assomigliamo, noi possiamo assomigliare alle altre persone, però comunque ciascuno di noi ha una propria visione del sacrificio. E io sin dall'inizio della mia vita convivo con la parola morte. Io mi ricordo nel mio villaggio tutti i racconti sulla morte, era una cosa normale durante tutte le feste. E, ogni giorno io sentivo questa parola, e questa parola, la morte, è entrata nel mio subconscio sin dalla mia infanzia, anche quando sei molto piccolo. Tu comunque vedi, senti che c'è qualcosa di più spaventoso, che c'è qualcosa di molto grande e spaventoso dietro a questa parola. E io penso che sono rimasta traumatizzata nei miei anni di prima infanzia, che poi mi ha spinto a cercare le risposte alle mie domande. La casa dei miei genitori era stracolma di libri, e oltre ai classici come Dostoevsky, Chekhov, Tolstoi, il mio amato Leskov, questi classici che non ci davano le risposte a queste domande principali che mi tormentavano in quegli anni, perché io comunque appartengo alla generazione di dopo Khrushchev, del suo discorso, nel quale lui ha parlato di Stalin e ha cercato di spiegare chi fosse Stalin, che aveva le mani sporche di sangue. Lui non è riuscito a portare, diciamo, la sua verità, non gli è stato permesso. Ma quando era piccola, io mi ricordo che mio padre per 2 anni non è andato al lavoro. E questa cosa mi ha colpito molto, perché dopo questo evento non è andato al lavoro per 2 giorni perché era sconvolto, e questo è stato un momento molto importante per lui, che voleva capire cosa stesse succedendo. E quando io stavo cercando un genere letterario per poter raccontare la nostra vita, io ho pensato che nella nostra vita molto veloce non è possibile scrivere e lavorare come Lev Tolstoi, lavorare con questo ritmo classico e seguire questo schema. Certo che il romanzo continua ad esistere, ma per me non è stato possibile lavorare in quel modo. E allora, ricordando la mia infanzia, ho pensato ad un'altra forma del romanzo, crearlo come una specie di sinfonia, come una specie di coro. E quindi queste voci che io sento, queste voci mi hanno inseguito per tutta la mia vita. Io adoro la mia zia Olga, che aveva una bella treccia, aveva una bella voce ed è stata molto ammirata dai ragazzini. E poi quando poi sono diventata grande, la mia zia Olga,
Io poi l'avevo rincontrata e lei ha avuto un destino molto crudele, suo marito è scomparso in un lager e lei era già anziana. Io le ho chiesto: cosa ti ricordi dell'anno 37? E mi ha risposto: sono stati i miei migliori anni, io amavo e sono stata amata, sono rimasta sconvolta. E allora perché hai parlato e perché hai fatto mandare tuo fratello al lager? E devo dire che le persone, anche quando fanno del male, dopo si trovano sempre una scusa. E questa zia, che era una bella zia per me, una bellissima persona, ma quando lei mi quando una persona brava si trova in mezzo a questa società che la porta a fare del male, quindi succedono queste cose. Ma sin dalla mia infanzia, da quello che ascoltavo nel mio villaggio, dalle donne che lavoravano tutto il giorno, e si diceva che la donna russa è come un cavallo che sostituisce il cavallo e l'uomo in contemporanea. E si parlava della guerra, si parlava di Stalin, ma di più di tutto si parlava dell'amore. E da lì che ho saputo cos'è l'amore, e da queste donne io ho imparato anche la tonalità della voce con cui bisognava parlare. Non gridavano mai, parlavano sempre a voce bassa, scherzando anche sui mariti morti. Era veramente una vita molto particolare, veramente in una dimensione completamente diversa, completamente strana. Non una dimensione come io vivevo la vita a scuola. E poi parlavano della guerra, parlavano dell'autunno, e loro dicevano: questi uccelli che lasciano i nostri boschi sono come i morti. Solo dalle donne ho sentito queste parole, e con la mia mente da bambina io non riuscivo a capire magari tutto, però io mi ricordo che da questo male umano morivano non soltanto le persone, ma morivano anche gli animali, morivano anche gli oggetti, morivano anche le case. E queste donne parlavano anche degli oggetti come se fossero gli esseri animati. E queste donne ricordavano come i nazi bruciavano i villaggi insieme agli abitanti. E a volte poi camminando trovavano questi villaggi bruciati dove non incontravano nessuna persona, ma trovavano soltanto le ceneri ancora calde. E noi pensavamo: come le persone non si vergognavano a creare questo male? Ma poi proprio le donne che mi hanno regalato questa visione nuova sulla guerra, non questa visione eroica, come gesta eroiche, ma che è veramente una vergogna uccidere nel XXI secolo. E quello che sentivo io per strada, io non trovavo in nessun libro, come tutti
gli altri. Io portavo il distintivo con l'immagine di Lenin bambino, e quando io cercavo di ricostruire il quadro e anche a ricostruire questo romanzo composto da diverse voci, e quindi erano diverse memorie, ma le memorie è uno strumento molto capriccioso e non sempre equo, perché una persona comunque non è obiettiva, è sempre frutto di tutto ciò che ha letto, che ha visto, del proprio destino. L'essere umano è un meccanismo di trasmissione di emozioni e di informazioni, non creano niente, trasmettono. Non è possibile avvicinarsi alla realtà più di tanto, c'è sempre una distanza, e io so che ciascuno di noi ha una versione. C'è una versione della guerra di una donna che guidava l'aereo, che ha magari ucciso centinaia di persone con le bombe sganciate. Un'altra verità, un'altra visione può avere la partigiana. Un'altra persona, sì, può. Quindi bisogna cercare di creare questo quadro di realtà incrociando queste visioni, utilizzando queste voci non rettificate, non purificate, ma le voci reali che sono testimoni della tragicità della vita. Quindi è tutto autentico. Io ho cercato di conservare questo calore umano, questa piccola parte dell'umanità, di centrare tutto su questa umanità e sollevare i sentimenti delle persone, come io stessa mi dicevo o volevo sollevare a livello di Shakespeare. Per me era molto importante sapere come il socialismo e altri eventi, come si annidavano nell'animo umano, e poi come ha fatto l'uomo a comportarsi e accettare tutti questi eventi tragici, lo stesso Chernobyl. La storia dei sentimenti, ecco cosa mi interessa. Io non voglio creare questa galleria di orrori. Io vivo nell'idealismo, nel coraggio dell'idealismo, e tutti noi abbiamo bisogno di idealismo per sopravvivere e del coraggio per sopravvivere nel mondo attuale, perché la lotta contro l'uomo, contro l'essere umano, può essere diversa dalla lotta contro la natura. Io registro le memorie dappertutto, tra i contadini, in città, sulle strade. Io l'ho fatto a Chernobyl, io l'ho fatto in guerra. Io potevo anche non andare in Afghanistan perché alcuni ragazzi tornavano a casa, c'erano le madri, ma io sono stata educata sugli esempi della letteratura russa, che mi diceva: se devi fare qualcosa devi farlo bene, devi andare fino in fondo. E c'è stata una fiera degli armamenti, una fiera degli armamenti per dimostrare che gli armamenti aiutano la pace. Io ho visto tutte queste armi dal punto di vista tecnico, sono tutti gli attrezzi
perfetti, ma io dal mio punto di vista come artista, io ho pensato quanto ingegno umano è stato sprecato. E poi in quel momento proprio ho perso la sorella morta di tumore. Io ero molto sensibile verso queste questioni, le armi, quanti soldi sprecati invece di utilizzare questi sforzi per curare le persone. E il colonnello che era con me, che mi accompagnava, io mi ricordo di essermi fermata vicino ad una mina. Io ho detto anche: questa mina così bella esteticamente sembra un giocattolo. E invece il colonnello mi ha detto che, cioè, se una persona tocca questa mina poi non ci sarà più in un attimo. E noi sappiamo che gli uomini dicono di solito, ma cosa ne capiscono le donne della guerra? E questo colonnello dopo mi ha scritto, dopo qualche giorno, poi vedere cosa è rimasto dei ragazzi che hanno toccato questa mina, che è rimasto mezzo secchio di carne umana. E allora mi chiedo, vengo o non vengo? Perché faceva molto freddo fuori, erano 50 gradi sotto zero, io non sono una superwoman, però la mia cultura russa mi ha spinto di andare. Ho visto un quadro veramente disumano, mi sono sentita male, non sono una donna, super donna. Io mi sono detta, io voglio fare in modo onesto il mio mestiere, e quindi voglio sapere tutto e voglio imparare tutto su questa pazzia chiamata guerra. E poi io dovevo tornare a casa, dovevo anche ascoltare e riascoltare questa cassetta, e dovevo ragionare su questo caos, su questa pazzia. È un mestiere molto duro, ma io penso che anche magari un cardiologo che deve operare, secondo me anche il suo mestiere non è leggero. Il mestiere dello scrittore, secondo me, comprende anche un rischio. C'è una disputa tra Solzhenitsyn e Shalamov, tra, diciamo, questi due scrittori che hanno passato molti anni nei lager. Solzhenitsyn diceva che la misericordia, che il soffrire rende la persona più buona. Invece Shalamov diceva che la vita in lager distrugge la persona. Questa esperienza distrugge la persona e serve solo per sopravvivere in lager. E dopo questi scrittori correvano per le piazze e gridavano la libertà, ma noi parlavamo di una cosa che non sapevamo. C'era questa festa, ma attorno c'erano le fabbriche in disuso, le fabbriche abbandonate, le case che erano gratis invece sono diventate a pagamento. Una volta potevano studiare tutti gratuitamente, invece adesso l'università è diventata a pagamento. E quindi abbiamo fatto questa scoperta che la libertà non è una festa, è la festa in piazza. La libertà è un fiore molto capriccioso, molto delicato, non può crescere da solo nutrendosi delle nostre illusioni e dei nostri sogni.
è molto difficile immaginare quanto amavamo la nostra libertà, però ce ne siamo resi conto nei primi anni dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Abbiamo scoperto che ogni giornale scriveva la propria verità e dovevamo scegliere questa libertà. E poi che ci dava fastidio che magari uno arricchito, ignorante, aveva una Mercedes e tu invece sei un professore e non hai soldi per dar da mangiare al proprio cane. Mi ricordo un annuncio su un palo, per strada: vendo un chilo di cibo, senza neanche specificare di che cibo si trattasse. Quando ho cominciato a creare il mio libro, Ragazzi di Zinco, sulla guerra in Afghanistan, mi accusavano di dire bugie sull'armata sovietica. In Afghanistan è morto l'unico figlio di una mia amica, e quando la mia amica ha visto il baratro di suo figlio, lei mi diceva: racconta tutto, che questi generali, invece di insegnarli a sparare, lo facevano lavorare in casa, a fare dei lavori. Invece non gli hanno insegnato a sparare, a difendersi. E poi le ho scritto: Natasha, io ho scritto proprio tutto ciò che mi ha chiesto. E lei mi ha risposto: io non ho voglia della tua libertà, non me ne faccio niente, mi serve il figlio eroe. Non aveva bisogno della libertà. Quindi questa rivoluzione è stata fatta da Gorbaciov e da un piccolo gruppo dei democratici che lavoravano un po' con lui, e quindi tutti lavoravano pian piano e non pensavano che sarebbe stata una cosa così veloce. E poi le persone, la gente si è svegliata una mattina in un paese, in una nazione completamente diversa, e qualcuno ha detto: sì, vivere in una baracca è anche più facile, perché pensano tutti per te, ti danno da bere, ti danno un po' di acqua, qualcosa ti danno da mangiare, avrai un minimo. Io mi ricordo, per tutta la mia giovinezza, mi ricordo che ci riunivamo insieme, strempellavamo la chitarra, la vita era completamente diversa. Adesso invece i giovani sanno che il mondo è molto grande, bisogna studiare, bisogna lavorare, il mondo è grande e lo vogliamo anche vedere, quindi la vita è cambiata. E d'altro canto io non penso che questo aschettismo sovietico, in cui vivevamo, quindi questo aschetismo è un po', diciamo, ci ricorda anche una guerra civile. Queste persone, alcune persone che avevano un passato oscuro o criminale, oppure erano anche iscritti all'organizzazione dei giovani comunisti, è nato tutto questo mondo molto strano, molto vario, e molte persone sono morte in quel primo periodo. Una abitante di Pietroburgo ha detto che nella sua classe, per esempio, quasi tutti i ragazzi maschi, compagni maschi, sono morti, perché nei primi anni dopo la perestroica si sono messi a fare il business, però c'è stata una battaglia criminale che ha fatto morire molte persone. E devo dire che poi adesso noi
democratici, un piccolo gruppo di persone. Noi volevamo, come la chiamavamo noi, volevamo la democrazia, ma invece la gente di che cosa aveva bisogno? Voleva vivere meglio, forse volevano un socialismo con un volto umano, però invece questo capitalismo da caverna è cominciato e quindi è crollato tutto, è cambiato tutto in modo molto brusco. E le persone ci chiamavano democratici o liberali, ma nel senso negativo ci chiamavano così, perché forse perché non avevamo ancora un programma, che potevamo, non potevamo proporre niente di strutturato alla gente, al popolo. Sì, per esempio stare anche, passare una settimana davanti alla TV russa, noi non lo facevamo, e invece ci dicono la libertà va spiegata, invece nessuno sapeva cosa fosse in realtà, e noi eravamo un po' sorprese perché il popolo non diceva niente, il popolo tanceva. Noi volevamo spiegare qualcosa, noi parlavamo, ma il popolo taceva. Invece poi è arrivato Putin e ha detto, quindi quando Putin ha cominciato a parlare che non ci prendono in considerazione, ci minacciano, allora il popolo ha cominciato a parlare. E quindi il popolo aspettava solo questo. Adesso diciamo Putin, ma non è soltanto lui. Noi possiamo dire che è un Putin moltiplicato, c'è dentro in ogni persona russa, in ogni individuo. È un processo complicato, non è Putin che vuol far ritornare tutto ciò, anche i musei di Stalin. Non è soltanto Putin, lo stanno facendo le persone in loco. Quindi questo vuol dire che noi non abbiamo finito il nostro lavoro, non l'abbiamo portato a termine. Tra le persone che hanno parlato al popolo, che hanno fatto questo lavoro di propaganda, è stato Stalin. E tutti sanno che ha vinto Stalin. E la sua figura risuscita sempre dalle rovine. E abbiamo capito che questo passato è facile da far risuscitare. E Alexander Green, uno scrittore russo, scriveva nel 1800 che il futuro della Russia va sostenuto, bisogna lottare per il futuro. E siamo ritornati al punto di partenza e di nuovo ci riuniamo in queste cucine per discutere, per parlare. Per alcuni la Crimea è russa, per gli altri la Crimea deve appartenere all'Ucraina. Io vado a Mosca dalla mia amica e vedo alcune persone, io non so chi incontro, potrei incontrare un sostenitore di Putin e poi invece al contrario incontrare una persona che pensa come te. Pensa il contrario. E quindi a queste persone che ritengono che la Crimea non è nostra, basta dire che la Crimea non è nostra e allora tutto diventa come prima, siamo tutti amici. Shalamov
ha ragione, una persona che ha passato tutta la vita in un lager non può uscire dal lager e sentirsi subito libero. Il cammino è ancora molto molto lungo, e noi vediamo che le sue parole sono reali, e la Russia spaventa ancora il mondo, e la libertà è un percorso molto lungo. Io vorrei dire che noi dobbiamo capire chi siamo veramente, è molto importante soprattutto al giorno d'oggi, perché ci dobbiamo unire, perché il comunismo sta dilagando, adesso si sta diffondendo in diversi paesi, dobbiamo stare uniti e trovare le parole nuove, dobbiamo pensare diversamente, non ripetere le frasi vecchie, dobbiamo trovare le parole speciali per convincere la persona d'oggi, soprattutto i giovani d'oggi. Una volta, mentre scrivevo il libro Il mondo di seconda mano, ho incontrato una persona che praticamente era il boia, e lui era molto sincero con me. Gli ho fatto la domanda di Dostoevskij: quanto umano c'è in un uomo? E lui mi ha detto, sono queste cose che voi dite, voi scrittori. E lui mi ha detto, basta mettere il gambo della sedia nel sedere di una persona e la persona scompare. E quindi è stato uno shock per me. E ho capito che noi dobbiamo essere sempre sereni, essere sempre dalla parte della libertà e delle opere buone e andare avanti. Però in questi 30 anni, perché le nostre sofferenze non si convertono in libertà? E questa domanda per me rimane molto importante, non ho ancora trovato la risposta. La sto cercando. Grazie. Grazie Svetlana Alexievich. Invito a prendere posto con lei la professoressa Claudia Kriveller, docente di lingua e letteratura russa, e il professor Alessandro Catalano, docente di letteratura ceca, entrambi ovviamente all'Università di Padova, per un momento di domande, risposte e curiosità con i docenti. Grazie. E con voi ovviamente dal pubblico, abbiamo le colleghe a vostra disposizione con il microfono per qualsiasi vostra curiosità, qualsiasi vostro intervento. Claudia Kriveller, a te la parola. Svetlana, grazie davvero per queste riflessioni che ha condiviso con noi. Credo che abbiano toccato profondamente l'animo di tutti e nessuno dimenticherà quello che lei oggi ci ha detto. Alessandro e io vorremmo tornare su alcuni aspetti della sua lezione. Vaše lekcije. E in particolare comincerei con una domanda che riguarda strettamente, diciamo, l'aspetto letterario dei suoi libri, e in particolare i protagonisti dei suoi libri. Uno dei suoi protagonisti maschili dice
che in Unione Sovietica non si insegnava a pensare, ma si insegnava soltanto a credere. Prima al radioso avvenire, poi al socialismo maturo. Dopo la caduta dell'impero sovietico, gli uomini e le donne in Unione Sovietica hanno dovuto fare i conti con la frantumazione di tutto quello in cui loro avevano creduto. E in molti luoghi dei suoi romanzi, delle sue opere, vediamo come con fierezza, con disperata fierezza, mostravano i simboli di quello che erano stati, le medaglie sulle loro giacche, la tessera del partito. Noi siamo cresciuti in un paese libero e democratico, però ora stiamo assistendo a eventi che ci fanno capire come anche la nostra identità vacilli di fronte a certi fatti. Nei giorni scorsi la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, che lei incontrerà domani, ha sentito evidentemente l'urgenza di mostrare con la stessa disperata fierezza un documento intimo che lei ha conservato per molti anni, in cui mostrava, con l'obiettivo di mostrare l'amore per la sua patria nonostante tutto, e mi ha ricordato proprio molti dei protagonisti dei suoi libri. E mi sono chiesta, chiedo a lei, ma come è stato possibile? Come è possibile che nel nostro paese, dove noi ci siamo nutriti di democrazia, di libertà, questo sia potuto accadere ancora? Allora, il disumano è destinato ad emergere sempre e comunque, nonostante la cultura e la civiltà? Io penso che ci sono alcuni periodi quando viene proprio una pazzia. Per esempio, quando è cominciata la prima guerra mondiale, poi la seconda guerra mondiale, ci sono questi periodi della storia quando il mondo si trova in preda alla pazzia. Questo, secondo me, come nei paesi totalitari, regime totalitario, oppure nel regime democratico, diciamo che si perde questo questo equilibrio. Quindi lo spirito lo troviamo, che la nostra noi vediamo che non soltanto il capo di un paese, magari non la persona che è a capo dello Stato, non è abbastanza forte e non può gestire il problema di cui stiamo parlando. Per esempio, in Europa, spesso in Germania si dicono meno male che abbiamo la Merkel, ma secondo me ogni politico deve essere responsabile. E c'è la paura che si insidia nell'uomo. Quindi questa paura, diciamo, noi ce l'abbiamo perché ci aspettano alcuni cambiamenti climatici, abbiamo una quantità enorme di migranti, quindi noi pensiamo e abbiamo paura di un altro clima, di un altro tipo di cibo, di un altro tipo di vita. E secondo me questi sentimenti nascono soprattutto nell'uomo medio, che magari non è molto protetto dall'alta cultura. Noi siamo più forti, noi siamo più protetti, invece le persone semplici sono più fragili. Anche, per esempio, spesso alcune comunità religiose, i musulmani nel mondo, magari non sono tranquilli. Perché la lezione di oggi è sembrata veramente in qualche modo rendere
perfettamente la poetica e un po' l'idea che c'è dietro a questa lunga cronaca dell'ex Unione Sovietica. Quello però che io ho seguito un po', penso che per questo anche sia stato coinvolto, ho seguito un po' la ricezione dei suoi libri nel contesto della letteratura ceca e mi ha colpito molto la dimensione internazionale, cioè sono stati tradotti ovunque, sono stati recepiti ovunque e la letteratura quando funziona è per questo, perché in vari contesti attiva qualcosa nel lettore di tipo diverso, anche se le esperienze poi di partenza sono radicalmente diverse. Qui però in tutti questi libri mi colpiva moltissimo una cosa: quanto forte fosse il singolo schiacciato dal mito che lo circonda. E questo, crollata l'Unione Sovietica, poteva essere una cosa che sarebbe velocemente scomparsa. Lei ha detto alla fine di questa lezione: dalla sofferenza non nasce la libertà, che mi sembra una frase assolutamente giusta. Però il mito, teoricamente, questo mito ossessivo, sarebbe dovuto in qualche modo sparire. E quindi mi interesserebbe, lei che ha un'esperienza così tangibile del singolo in rapporto a questo discorso, cioè perché secondo lei le nostre culture tendono in modo così forte a creare poi queste rappresentazioni mitiche della storia e quindi c'è bisogno della letteratura come quella che scrive lei per recuperare questa storia mancata, o come l'ha definita oggi, storia del sentimento? Cioè, perché non siamo in grado di far diventare quello il canone normale della descrizione della storia? Ho un amico francese, scrittore come me, lui mi ha detto: Svetlana, mi piacciono i tuoi libri, ma sarebbe meglio non conoscerli. E mi è venuto in mente anche Tolstoi, che ha detto: ecco, entriamo per esempio in ospedale dove ci sono molti feriti durante la guerra, vicino al campo di battaglia, è tutto sporco, pieno di sangue, puzzolente, e vi viene voglia di scappare via. Ma se lei vuole rimanere uomo, deve restare lì e guardare, perché non abbiamo un'altra scelta se vogliamo rimanere uomini. Secondo me tutti oggi noi abbiamo bisogno del coraggio, forse non so se ho capito bene, può sembrare strano, ma questa esperienza che proviene dai miei libri, sono storie lontane, ma questo può essere interessante per far capire quanto può resistere l'uomo e fino a quando rimane l'uomo. E quindi qua non abbiamo scelta, a volte la vita è fatta così che noi non abbiamo tante possibilità e dobbiamo essere misericordiosi. E anche da noi in Russia si dice che negli ultimi 50 anni si dice che solo questa generazione è capace al sacrificio, a sacrificarsi, che non si può più fare come una volta, che l'uomo sovietico si sacrificava, lavorava a mani nude, e quindi adesso non ci sono più queste persone. E dobbiamo dire che dal punto di vista proprio, sì, hanno ragione che una volta era così la loro vita, e dal punto di vista umano, diciamo generale, magari non è così, perché nasce anche la nuova etica, una nuova comprensione. Io come artista non ho ancora una risposta. Come diceva Chekhov, io posso soltanto fare la diagnosi. Abbiamo forse il tempo per una domanda veloce ancora e poi lasciamo la parola ai molti studenti, colleghi che sono presenti.
Le voglio chiedere un chiarimento su un titolo che lei ha scelto, ovvero a proposito di singolo e di collettività. Abbiamo sentito che lei ama definire le sue opere romanzo di voci. Altre etichette poi sono state scelte, no? Il romanzo polifonico, etichetta presa in prestito da Bakhtin, che così descrive i romanzi di Dostoevskij, oppure opere collettive, opere in cui parla la gente. Come mai allora lei ha scelto un titolo come Chernobylska malitva, la preghiera per Chernobyl, la preghiera solitamente viene recitata dall'individuo, spesso in silenzio, non è un titolo di segno diverso rispetto alla natura della sua opera? La preghiera, per come la intendiamo noi russi, non è soltanto una preghiera individuale, è anche un insieme di convinzioni, la convinzione di una certa etica, di una sublimazione. La sua domanda è legata al fatto che lei è cresciuta in una società individualista, anche per, diciamo, la sua comprensione della religione, ma la nostra letteratura russa e anche la nostra religione insegnano che noi non siamo individui, e non si parla soltanto di un individuo e un corpo unico e un insieme, come noi diciamo. Noi ci troviamo in un'altra dimensione, in un'altra dimensione filosofica, e per questo è così. Una cosa di cui non so se lei adesso ha voglia di parlare, però mi ha molto colpito che in una delle prefazioni, la prefazione finiva dicendo che lei adesso sta scrivendo un libro sull'amore. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, cioè io credo di capire il senso, perché poi, anche se questi libri parlano sempre della sofferenza, l'amore è l'altra dimensione veramente molto importante. Però adesso non so se ha voglia di parlarne, però mi interesserebbe capire come è costruito un libro sull'amore scritto da Svetlana Alexievich. Alexievich. Perché dell'amore? Io ho già scritto 5 libri su questo periodo, è una specie di enciclopedia dell'utopia, e quindi io ho messo in questo libro tutto ciò che sono riuscita a capire, per quanto sia possibile, per le mie possibilità, quindi per le mie capacità. E poi ho pensato, cosa mi potrebbe interessare al giorno d'oggi? E quindi io volevo scrivere qualcosa di personale, qualcosa di molto intimo, qualcosa di intimo e di personale. E quindi quando noi cominciamo a staccarci da questa massa, quindi quali sono questi poli della vita dell'uomo? È la vita e la morte. Mi piacerebbe scrivere un libro sull'amore, l'uomo è donna, però scrivere sull'uomo per me è più difficile penetrare nella mente dell'uomo parlando dell'amore, che può essere molto interessante. E vorrei scrivere anche un libro sulla vecchiaia. Mi hanno regalato anche un libro sulla filosofia della vita. Io voglio parlare della nostra dimensione, e anche la morte è un mistero. Tutti questi argomenti mi interessano più delle cose concrete. Certo che noi dobbiamo sempre osservare l'uomo nel suo contesto. Nella letteratura noi dobbiamo parlare dell'uomo in società e dell'uomo eterno.
Quindi così io lo intendo l'uomo in tutta la sua completezza. Io spero di riuscire a scrivere questi due libri, ci sto pensando per quanto riguarda l'amore. Anche tra di noi, se proviamo a vedere, ci sono poche persone felici, veramente felici tra di noi. Se poi dovessimo parlare anche della guerra, dell'esperienza pregressa, sono argomenti di cui è difficile parlare, perché voglio parlare con il mio linguaggio e quindi penso di creare questo racconto. Sto cercando adesso alcune tonalità nuove, nuove parole, nuovi pensieri e sentimenti per descrivere ancora la guerra. E sto cercando altre cose. Svetlana Alexievich aspetta di sentire la voce degli studenti, delle studentesse, dei colleghi, quindi lasciamo a voi la parola. Ci sono delle domande. Professor Alexievich, здравствуйте. Меня зовут Батагоз Казбек, я являюсь студенткой. Io sono la studentessa dell'Università di Padova, mi occupo di diritti umani. Lei ha detto che il comunismo si sta diffondendo, sta avanzando. E ha detto anche che la generazione precedente, la generazione dei nostri padri, non era pronta ai cambiamenti successi negli anni 90. Ripeto ancora, perché la scrittrice non ha sentito bene la domanda dalla sala. Quando è caduto l'impero sovietico, quella generazione non era pronta a questa svolta. Secondo lei, se il comunismo si sta diffondendo, se sta avanzando, noi come figli di quella prima generazione, ma noi ovviamente siamo diversi e noi non siamo pronti all'avanzamento del comunismo, come dobbiamo fare noi, come possiamo vivere, come dobbiamo affrontare questo evento? Io ho detto che non è che sta avanzando, che non vuole, io intendevo che il comunismo non vuole morire e che ci sono adesso queste manifestazioni e la politica di Putin sta sfruttando questi movimenti. E quindi la politica dei comunisti è molto forte in Russia, quindi c'è questa rinascita, c'è questo ritorno. Loro vorrebbero conservare la proprietà, vorrebbero conservare la proprietà privata, ma conservare le idee comuniste. Secondo me ai nostri dirigenti piace molto l'esempio cinese. Come succede in Cina, il comunismo secondo me ancora a lungo cercherà di impadronirsi delle nostre menti. Non è una cosa così semplice. Io sto intervistando tantissime persone e le persone a volte mi dicono: sì, eravamo tutti uguali, prendevamo lo stesso stipendio, non dovevamo lavorare così tanto, era tutto più semplice. E questo cosa ci dice? Che la persona che ha vissuto, che ha assaggiato il comunismo in passato, fa molta fatica ad abituarsi ad un altro regime. Quando una persona dal comunismo viene qua, devo dire che sì,
vengono magari, si adattano, ma non sono molto felici perché questo adattamento non avviene in modo liscio e naturale e facile. Bisognerebbe tenere il microfono più vicino, purtroppo non si sente. E i nostri nonni, i nostri genitori a scuola, la gente ha sentito sempre che si stava così bene, che tutto andava bene, soprattutto all'epoca di Brezhnev. Quindi a volte comincia a parlare dei lager, di gulag, e la gente ti risponde parlando della vittoria durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi c'è un po' di caos, ci sono questi mali, a volte parli del male e la persona pensa che sia un bene. Quindi c'è stata questa confusione. Io capisco che stanno prendendo magari esempio dagli scrittori dell'Occidente, che forse non sono così attivi nella vita politica. Noi invece è una cosa diversa, però io il essere sulle barricate non è, diciamo, il posto migliore per un artista, per uno scrittore, perché tu vedi solo una parte, però per un artista lui deve stare un po' a parte, perché altrimenti la visione non è completa. Io sono nata in Unione Sovietica, ma io non posso dire di aver assaporato il comunismo. Questa cosa un po' mi preoccupa, se mi dice che c'è questo ritorno. Certo, questi eventi che noi osserviamo in Occidente, oppure in Russia e anche in Bielorussia, questo movimento si sta un po' diffondendo. Una volta mi sembrava di essere molto molto divisi, però noi dobbiamo unirsi per fare un fronte comune. Mi scusi, io mi sono molto occupato all'epoca del comunismo verace dei dissidenti che ho seguito, ospitato. Volevo chiedere, in questa situazione che lei ha esposto in maniera, non so come definirla, ma veramente appassionante, lei pensa che ci possa essere ancora un ruolo culturale di un nuovo dissenso come c'è stato all'epoca comunista? Per i dissidenti sono veramente dei tempi molto duri. Io conosco molti di loro, sono persone degne di molto rispetto, ma loro si sentono inutili in Russia perché la loro esperienza è dimenticata. Adesso hanno già una certa età, stanno già morendo e stanno passando alla storia. E adesso ci sono altre persone come Khodorkovsky, che lavora all'estero. Anche gli altri stanno cercando di continuare questo lavoro, però i veri dissidenti non hanno le risposte nuove alle domande che avevano posto a loro tempo, perché oggi è tutto diverso. E c'è questo, diciamo, l'anticomunismo semplice, essere solo anticomunismo non è una soluzione, perché bisogna formulare una risposta nuova. Io ho già detto un nuovo linguaggio ai pensieri, se no come una mantra si ripete sempre per 20 anni la stessa cosa, la stessa cantilena, che oggi non funziona. Svetlana Alexandrovna,
Svetlana Alexandrovna, abbiamo parlato molto del comunismo, abbiamo sentito diverse volte questa parola, ma lei cosa pensa di questa opinione? Si dice che una persona in Russia oppure sul territorio della Federazione Russa, indipendentemente dal nome attuale, che una persona che vive in Russia non ha mai vissuto bene né al tempo, noi ai tempi degli zar, né ai tempi dei comunismi, né adesso. Questo perché? Forse questo è dovuto, non so, ancora all'epoca di Khan Batı, proprio tartaro-mongola. Quali sono le radici? Svetlana Alexievich chiede di ripetere la domanda. Quale potrebbe essere, secondo lei, la causa di questo fatto che la vita del popolo in Russia non è stata mai facile? Noi abbiamo parlato di Homo Sovieticus, c'è stato questo esperimento, come ha già detto giustamente, ma c'è l'opinione secondo la quale in ogni epoca in Russia la vita non è stata normale, chiamiamola così, non c'è stata mai la vita normale per il popolo. Sì, sono d'accordo, perché certo è assolutamente scorretto e ingenuo cominciare il calcolo, diciamo, la partenza dei nostri problemi dal momento della rivoluzione d'ottobre. A volte adesso l'epoca dello zar viene idealizzata, e anche l'ultimo zar Nicola II, perché lo disprezzava qualsiasi studentessa del ginnasio all'inizio del 1900. Sì, è un problema storico, epocale, quello che noi chiamiamo la storia russa e la storia dell'uomo russo. Sì, è vero. Domanda. No. Sì, ecco. Grazie. Grazie mille per l'intervento, a prescindere. E volevo chiedere una cosa sul punto dell'interlocutore, l'assenza di interlocutore, perché noto appunto, come giustamente sottolineava, che stiamo finendo per diventare semplicemente trasmettitori di informazioni, e manchi proprio un tocco umano a volte, manchi proprio la capacità di ascolto e la volontà di interloquire in un certo modo. Quindi volevo chiederle come si potesse andare verso invece questa direzione a livello culturale, quindi come si potesse cambiare questo, per far sì che si arrivi di nuovo al dialogo, anche banalmente, fra i cittadini, per esempio. La premier. Io non so di che cosa si occupi. Se lei dovesse essere giornalista, per esempio, quindi... per lei, a lei sembrerà un po' poco quella banalità che di solito basta alle persone, perché la TV e, diciamo, anche i giornali sono pieni di banalità. Io ho sentito che anche da voi in Italia ci sono tanti problemi, che ci sono tante cose che rendono le persone senza pensieri, le persone vengono tartassate. E quindi innanzitutto bisogna cercare di essere una personalità forte ed interessante. Solo così noi possiamo uscire da questa massa, da questa mantra, per dire la nostra. Se invece si occupa di qualche altra
di qualche altro mestiere. Innanzitutto, sì, ripeto, facendo qualsiasi mestiere bisogna cercare di diventare una personalità. Che auguro a tutti essere coraggiosi e forti e fare lavorare tutta la vita, neanche dopo gli studi alle università, certo, ogni 2-3 anni, come si dice, rifare se stessi, ricostruire se stessi. E quindi il nostro tempo è molto duro, che richiederà molto coraggio da noi. Grazie. Andiamo a casa molto più ricchi oggi, auguriamo anche a lei di conservare tutto il suo coraggio. Grazie molte, è stato un onore della ospite e ringraziamo tutti i presenti. Grazie.